Sì, diciamo che l'intenzione di giocare c'era, però cioè, era molto difficile sul campo con queste condizioni. Purtroppo 2 giorni di nubifragi che anche fatto danni, però l'importante era partire con i 3 punti e ci siamo riusciti con un grande spirito di squadra e questa è la cosa più importante. Hai ripetuto la buona prova di domenica scorsa, stai crescendo a livello personale, sei sempre nel vivo del gioco. Come vuoi vivere questa stagione? Anche perché hai passato un'estate in cui si è parlato tanto di te sul fronte mercato, ma credo che sia il mister che la società abbiano piena fiducia nei tuoi confronti. Sì, beh, guarda, sinceramente del mercato se ne occupa il mio agente, perciò io penso a dare il massimo sul campo, come ho sempre fatto, insomma. Vuoi rimanere? Sì, assolutamente, mi trovo bene sia col direttore che col mister, con i compagni, perciò cioè, è ambitissima questa piazza, io sono contentissimo di essere qua e voglio far bene con questa maglia. A livello tattico c'è tanta concorrenza, però te la giochi ovviamente. E stai convincendo il mister? Sì, sinceramente la concorrenza a me stimola, perciò sono contento di tutti i compagni, il livello del centrocampo è ottimo, perciò sappiamo tutti che chi scende in campo dà il massimo per la squadra, una volta scende uno, magari una volta l'altro, quello lo deciderà il mister, però ognuno si farà trovare pronto, sono sicuro di questo. Oggi però lì in mezzo a un certo punto del match avete perso troppi palloni, Zanetti si è un po' arrabbiato da questo punto di vista, bisogna crescere anche nella gestione del vantaggio per fare il salto di qualità. Assolutamente sì, perché si poteva gestire meglio, sicuramente una volta andati in vantaggio abbiamo lasciato un po' troppo campo, però ripeto, l'atteggiamento è stato giusto, è la cosa più importante perché anche quando abbiamo subito il pareggio non ci siamo disuniti, sapevamo che rimanendo compatti avremmo potuto trovare altre occasioni da gol come stavamo costruendo, infatti sono arrivate.